Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video su GTA 5 Online. Nel video di oggi farò vedere un paio di trucchetti che probabilmente vi saranno utili se vi troverete in qualche sessione di GTA. Ho deciso di fare questi trucchetti magari per alcuni di voi che non li sapevano, però godetevi il video. Allora ragazzi, ora vi farò vedere il primo trucchetto, vi farò vedere di come atterrare dritti su una volete scendere dalla moto, però sapete che cadete, e ora vi farò vedere come atterrare dritto. Ho scelto questa parte della mappa per farvelo vedere, perché alla fine è quella, cioè si vede meglio tutte. Quindi non vi resta che fate un salto. No, una volta che avete fatto un salto, volete atterrare dritto, premete triangolo più L3 all'ingiù. E niente, vi riuscirà subito. Ma che cazzo? Ok, non so cosa è successo, però niente, andiamo avanti. Spero che avete capito bene come si fa questo trucchetto, ragazzi, vi è molto utile anche nelle sessioni e per cazzeggiare anche con i vostri amici. E niente, penso che noi possiamo passare anche al prossimo trucchetto. Nel prossimo trucchetto, ragazzi, vi farò vedere come riuscire a scalare una montagna, che magari se la scalate in questo modo cadete. E niente, non dovete fare altro che prendere un cecchino, ragazzi, puntare, e vi farà salire comodamente. Però ovviamente non vi farà salire su quelle molto alte, perché contro la fisica di GTA, ma anche la fisica normale. E niente, magari se vi trovate su una montagnetta che non ve la fa salire, potete tranquillamente usare questo trucchetto. E passiamo anche all'ultimo trucchetto. Questo più che trucchetto, possiamo trovare un nuovo bug che è stato scoperto da poco, e di come entrare all'interno della barca. Vi consiglio come all'interno della barca, all'interno dello yacht. Vi consiglio sempre la barca, il Sun Trap, e la trovate tranquillamente, la potete acquistare. E niente, dovete andare a tutta forza contro lo yacht. E niente, una volta che siete andati con tutta forza, dovete premere come se volete uscire, cioè triangolo, e vi farà spawnare all'interno, non vi farà spawnare, vi farà cadere all'interno dello yacht. È un trucchetto abbastanza buono, magari per se qualcuno che vi sta infastidendo, potete entrare qui dentro, e per farlo c'è bisogno solo di una barca. Bene ragazzi, penso che siamo arrivati anche alla fine di questo video. Vi volevo ricordarvi di entrare in una crew di cui faccio parte. La crew si chiama Bestie Italiane Crew. Vi consiglio di entrarci, ragazzi, anche se non sono io l'host, però è davvero un'ottima crew. E niente, vi invito anche a inviarmi la richiesta su PS4 normal-human, così magari possiamo giocare insieme. E niente, penso che possiamo vederci anche al prossimo video.